you're a star. Signora mia, purtroppo la maternità
non le lasciare, te le dirò poi. Però, può dire, a copiare la maternità, poi quando ti dice, guarda, noi mi faranno per il viaggio, un mese. E mi cade là, perché giustamente in quell'azienda, da tutti i pizzi d'Italia, e quindi mi girano. Girano e ti fa un straordinario. Un bello straordinario, portare a casa un bel gruzzoletto, qual è il problema? E comunque, dai, dici, ma cacci sì, ma... Eh? Oh, io, ciao, verità. Ma la mano zini, vai. Potemi dire se vi è Gerano, eh? Come dici? Ma sì, si può fare, dai. Beh, ma avete da romanare a casa, mi basta su punto grande per il bella qui, non c'è nessun problema. Va bene, allora per me è tutto a posto, potemi avanti con lo congiotto e tutto. Non ne capite? C'è un problema. Come l'assunzione. Con l'assunzione la facciamo, ma non è che mo tutta una volta facciamo un po' che prima non partiamo, poi la tempo pieno, no? Non è che mo tutta una volta con tempo pieno, pure gli stessi, non è che... Ah, non è che non è l'assunzione. Qual è il problema? La maternità? Ma non c'è di genere, mi cade l'anima, una cosa è... Non ti preoccupare, nemmeno chi. Ma adesso un problema, poche parole, signor, scingime. Come se lo pagliamo. Ma è il problema. D'accordo. Cosa molto. Tutta una volta che la cosa, dai. Se mi giungo 2023, ora. Come si può dire, una volta all'uccirci, una volta all'uccirci in bagno. Io, se buono, posso lì a guadagno. Come fa? Niente, proprio niente, ma pensaci buono, vedi che si esce il cane, un papà di che ci hanno la parte, capisci che se va in comia, siamo tranquilli, sereni, tu portavo giù dalla casa, sei tranquilli, si esce il cane, un papà di che ci hanno la parte, tu di chi io, lo sa che ne si chi, no? Niente, va buono. Vai, va, prego, prego, la gente non ne può fatica. Ah, scusa, vai signor, fammi salire anche l'auto che mi dà la porta, va. La forse è una cosa da carpiamo, dai. Let's close the door and leave my burning heart. Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise, solo perché donne, Alda Merini. Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella, dal fiume la portò sopra una stella, sola senza il ricordo di un dolore, rivedi senza il sonno d'un amore. Ma un re senza corona e senza scorta bussò tre volte un giorno alla tua porta. Il corpo di Maria Boccuzzi è stato ritrovato nel 1953 in un fiume milanese. Chissà
se quando Fabrizio De André scriveva nella canzone di Marinella: e come tutte le più belle cose, mi vesti solo un giorno come le rose. Pensava veramente a Maria Boccuzzi. Lui in un'intervista aveva dichiarato: la storia di quella ragazza e del suo caso irrisolto mi aveva talmente emozionato che ho cercato di reinventarle una vita e di addolcirle la morte. De André, conoscendone la genesi, conferma la profonda empatia per gli ultimi della terra, gli invisibili della storia. Come scrive in quest'articolo Don Luigi Ciotti, una storia senza tempo, che parlava di persone senza storia. Marinella, Maria Boccuzzi, emigrata dalla Calabria a Milano, era diventata per vicissitudine vite una prostituta, il cui corpo fu trovato massacrato nel greto di un torrente. Sembra una storia di oggi, ma purtroppo è una storia di sempre. Per tutte le Marinella. Per Giulia, di Franco Arminio. Adesso basta. Giulia deve diventare l'ultima donna uccisa. Dobbiamo portare nelle ossa il suo terrore. Dobbiamo decidere tutti insieme una cosa solenne. Dobbiamo dare a tutti la libertà di amare e di non amare. La libertà di volere gli altri e di non volerli più. Ora dobbiamo decidere che sia l'ultima volta. Questa storia deve uscire dalla cronaca. Giulia deve diventare nostra figlia, nostra sorella. Mettiamoci la sua foto nella cristalliera, nel portafoglio, che sia lei a ricordarci ogni giorno la via della tenerezza, che sia lei a ricordarci di chiedere aiuto quando siamo nel rancore. Se vogliamo che qualcuno ci dia amore, dobbiamo dare amore a tutti. Basta. 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 Grazie.
a Gregory, che è stato di una delicatezza incredibile. Ha fatto veramente parte di noi in, non lo so, in punta di piedi, sì, con un'estrema delicatezza. Grazie Gregory per la tua professionalità. Grazie Armando, grazie Gregory, grazie Ultimo, grazie Angeli. Alto. Alto. Un applauso alla posso dire solo una cosa, un saluto speciale lo voglio fare al più piccolo del pubblico, che è Antonio. Qua ne vedo tantissimi, quindi grazie, c'è tanta gente che frequenta l'associazione, fanno parte insomma dei nostri percorsi, no, di laboratori e attività, però grazie a Susanna per aver portato Antonio, perché è proprio da qui che si parte dai bimbi a far vedere cosa succede e poi fa sì che non parli più nulla. Grazie. Grazie.